Professor Ferro, quali novità dal punto di vista della formazione da parte del Politecnico di Torino? Il Politecnico di Torino in questo periodo di grossi cambiamenti legati alla pandemia e quindi sfruttando quelli che è il Recovery Plan e il Next Generation EU ha proposto dei corsi di studi, delle lauree specialistiche innovative che prevedano l'unione di competenze fra vari settori dell'ingegneria. In particolar modo quelli che sono i settori strategici a cui sta puntando, abbiamo le Green Technologies e le Smart Infrastructures, per i quali si sta prevedendo un percorso di 3 anni per la specialistica, dando la possibilità quindi di aumentare le competenze e mischiare competenze da rami differenti. Nel caso delle Green Technologies, per esempio, si sta lavorando fra lauree congiunte di ambientale chimica, ambientale energetica e chimica energetica, in modo tale che dopo 3 anni lo studente possa avere, a parte le competenze, anche il doppio titolo nelle due discipline scelte. Per quello che riguarda invece le Smart Infrastructures, si sta pensando di unire l'ingegneria civile con gli ICT, telecomunicazioni, proprio per dare la possibilità agli ingegneri civili di avere maggiori competenze per quello che sono l'intelligenza artificiale, la stessa cosa per l'ingegneria elettrica e le ICT.